Ciao a tutti ragazzi, sono Sdran. Allora, scusate se il video di sabato, che è uscito sabato, doveva uscire tipo giovedì o venerdì, scusate il ritardo, ma ho avuto dei problemi con internet e col computer. Allora, sono ancora qui perché in realtà avevo già registrato questo episodio. Lo sto registrando perché visto che ho problemi con la registrazione che fa tutto in automatico. Adesso ho messo il cronometro, infatti sto cronometrando i minuti. E quando arrivo a 14 o 15 blocco la registrazione in modo che non succeda niente. Allora, per Vault inizieremo la nostra avventura, che ok, siamo pronti per uscire dal Vault. Ed è bellissimo. Ah, modifichiamo aspetto, questo è un cesso irrealistico. Vediamo un po'. Questi. Il colore è... Se tu dubbia... Non se tu dubbia. Ok, così va bene. Ok, siamo pronti, lo special è quello che è, potrebbe può andare bene, accettiamolo e usciamo dal Vault e siamo pronti per questa avventura. E stavolta sì, vabbè, prego, mi scuso ancora per il ritardo del video, questo credo che uscirà entro mercoledì 28 dovrebbe essere. Ok. Buonasera. Ah, qui c'è tanta roba. Prendiamo tutto. Tanto cioè, possiamo avere la capienza di 35. Tutti, ogni cosa che troviamo, ogni oggetto che troviamo ha un suo valore. Cioè un suo valore materiale. Ad esempio la bottiglia di vetro avrà il vetro che ci servirà ad esempio per costruire delle cose in vetro. In queste case sono un sacco di cose utili. Ok, andiamo a casa. Tanto tutte queste robe non serve che me le dici schiavo. Come potete vedere, come vi ho detto nel secondo episodio, il mondo è molto brutto. Perché 200 anni dopo nessuno più esiste. Da tra un po' arriviamo a livello 2, dopo facciamo qualcosa con lo special. Allora, adesso dobbiamo andare da Cosworth. Cosworth? Che gli ingranaggi? È davvero lei? No, sono un mascherato. Cosworth, sei ancora qui? Quindi potrebbero essere sopravvissute altre persone? Beh, no. Certo che sono ancora qui. Non avrà pensato che qualche radiazione potesse fermare l'orgoglio della General Atomics International. Ma lei ha un aspetto terribile. Sono successo. Suo marito non la veda in questo stato. A proposito, dov'è il signore? L'hanno ucciso. L'hanno ucciso. Signora, queste cose che mi dice, queste terribili cose, io ritengo che le serva una distrazione. Sì. Una distrazione per calmarsi. È da anni che non facciamo una bella attività di famiglia. Scacchi o magari la sciarada. Ah, Sean adora quel gioco. Il piccolo è con lei? No, non è vero. Non ha senso. Non c'è alcun motivo di rapire mio figlio. È peggio di quanto pensassi. Soffre di paranoia da fame. Non mangiare correttamente per 200 anni può portare a questo, temo. 200 anni? Cosa? Stai dicendo che... In effetti un po' più di 210, signore. Più o meno, considerata la rotazione della Terra e alcuni piccoli problemi con il mio vecchio cronometro. Ciò significa che è in ritardo per la cena di 2 secoli. Cosa ridi, stronzo? Posso darle uno spuntino? Deve essere terribilmente affamata. Usiamo la nostra... Il nostro carisma, vedete, stai bene, è evidenziato in giallo. Quelle evidenziate in giallo vuol dire che c'è una probabilità di convincere le persone a parlare. Vincere a parlare. Cosworth, ti comporti in modo un po' strano. Che c'è? Vedi, l'abbiamo convinto. È stato terribile. 2 secoli senza nessuno con cui parlare. Nessuno da servire. Ho trascorso
trascorsi quegli 10 anni a cercare di mantenere incerati i pavimenti, ma nulla salva il legno vinilico dalle particelle nucleari. Nulla. Stai calmo. Non le dico. La futilità di spolverare una casa crollata. E la macchina. Come si può lucidare la ruggine? Ehi, ehi. Concentrati, Cotsworth. Temo di non sapere nulla, signora. Quando sono cadute le bombe, siete scappati tutti in fretta. Ero sicuro che lei e la sua famiglia foste morti. Ho trovato questo olonastro. Credo che il signore volesse regalarglielo. Una sorpresa. Ma poi, beh, è successo tutto. Tutto. Grazie, Cotsworth. Prego, ora basta deprimermi. Vogliamo cercare insieme nel quartiere? Potremmo trovare il signore e il piccolo Sean. Siamo costretti a esplorare il quartiere con Cosworth, anche se non lo vogliamo. Allora, esploriamo, non ne ricicliamo niente senza che prima esploriamo. Allora, non facciamo gli stessi errori che ho fatto le altre volte. Allora, vediamo un po'. Cioè, qua Gnagnac il barbaro, dovete sapere che i fumetti, dopo l'esplosione della tabella, sono utilissimi. Infatti ognuno ha una sua abilità speciale. Ad esempio, guardate questo. Ai, ma vieni, sentito, te crocco. Allora, i colpi critici ad attacchi in mischia hanno 5% di danni in più. Quindi è molto utile, ad esempio, quando facciamo delle missioni che devi picchia qualcuno, a mani nude siamo fortissimi. Infatti se ne dovremmo trovare tipo, facendo dei calcoli, dovremmo trovare tipo 20. Se ne troviamo 20 arriviamo al 100%, quindi i pugni battono pure The Techlo. Dai. Ultimate Muscle, Ultimate Muscle, io non gioco da presto. Ok, questo sta male. Cavolo, sta finendo i colpi, signori. Speriamo tutto, mi ricordo, eccola la cassa. Se solo avessi una forcina, infatti. Dovete sapere quanta difficoltà ho avuto in questo gioco ad abituarmi proprio. Proprio all'inizio non capivo proprio niente, invece adesso siete fortunati che ho iniziato questa serie, che sono un esperto adesso. Speriamo che facciano subito Fallout 5. Cosa succede qua? Dovrebbe essere qua, no? Qua no. Siamo vicini. Ok, abbiamo aperto. Vediamo se sta bene. Allora, cartucce per fucile a pompa, denaro per bellico che... è il denaro, i dollari del 2077, se li andiamo a vendere ci danno un botto di soldi. La droga, questa qua, è per aumentare la salute, cioè la resistenza. Munizioni, sacchi di sangue, artigianali, pistole, è utilissimo questo. Buonissimo. Così siamo alla grande, abbiamo già due armi, abbiamo tutti i colpi, benissimo, bene così. Se già una pistola è una pistola che si può potenziare facilmente, è davvero molto utile. Vediamo come la mastica, vediamo tutto il necessario per questo. E ci occupano tanto spazio. Io direi di andare un po' in giro con Cosworth, poi una volta fatto andiamo a esplorare più in là. Dovrebbe esserci, faccio vedere la mappa, circa qui dovrebbe esserci il museo della libertà, invece qua dovrebbe essere dovremmo incontrare il cane e l'area di servizio alle droghe. E nell'area di servizio alle droghe invece è un buon punto per partire, perché c'è la cosa per potenziare le armi, la cosa per potenziare cioè le cose per potenziare armi, armature atomiche e chimiche, e cioè cose, roba chimica, e poi anche la cosa per la cucina. Vabbè, adesso possiamo andare. Lo so. Grazie per il tentativo. Non può arrendersi, signora. Sì, io sono attimo in masso, lo sconfiggerò tutti. Beh, lì la gente mi ha sparato addosso poche volte. Già mi piacciono queste persone. Oh, bene, forse sarete d'accordo allora. E potranno aiutarla a trovare il piccolo Sean. Io resterò qui a difendere il fronte in campo. Sì, bravo ragazzo. Rimani qua. Questa è tanta roba per cominciare. Ci stabiliremo qui dopo, perché la missione vuole che ci stabiliremo qui con altre persone del
Cioè, con altra gente dobbiamo stabilire qua, quella là del... Non vi spoilerò niente, però qua dobbiamo stabilirci. Infatti, se avete visto, avevo tanti coloni qua, tra cui altri, alcuni l'avevano... Allora, possiamo andare. Qua c'è una porta sfondata. Devo andare a Concord, quindi passerò per questo ponte. Come potete vedere dalla mappa in basso, c'è un missile che segnala che circa qui c'è quello che vi dicevo, l'area di servizio del Robert. Queste sono due granate buone. Dopo continueremo a esplorare Concord, cioè Santa Rils, invece di riciclare come faccio di solito. E adesso possiamo andare all'area di servizio. Ecco, qui è un'altra cosa utile, abbiamo trovato dei cadaveri, vediamo. E qui possiamo incontrare il cane, ecco, aspetta, ora te lo faccio vedere. E poi è molto utile quest'area di servizio perché, ad esempio, ci sono tante cose per stare pulsante, quindi possiamo già avere una casa già fatta già dalla programmazione del gioco. Dove sta il cane? Non lo so. Vuoi venire con me, bello? Ok, allora vieni con me. Ok, il cane ci accompagnerà in questa avventura. Raccogliamo tutta sta roba. Ho detto che in questo luogo ci sono davvero troppi ratti d'alpa. Proprio c'è una galleria sotterranea, potremmo anche andarci. Ah, uno steampunk, grazie. Allora, perfetto, l'officina è nostra. Qui possiamo costruire un botto di cose, fighissimo. Questo gioco di incredibile da The Sims e Black Ops 3 è davvero bellissimo, questo gioco di sopravvivenza. Mettiamo tutti i materiali così ci liberiamo tutto quanto. E qua abbiamo tutti acciaio, legno, abbiamo un sacco di cose. Possiamo riciclare ad esempio queste gomme, però sono carine come ambientazione per fare la gomma che ci servirà. Ecco, lo sapevo, i ratti d'alpa. Che mi avevano detto? Quando non c'è un problema. Sboh. Ok, fare un altro. Devo stare attenti alla salute. Usiamo uno steampack. Attento dietro. Beccatelo. Ok, senza mirino, ACAB. Carlo mi ha messo paura. Qua c'è una Nuka Cola che prendiamo. Da qua sistemiamo tutto. L'importante è che già abbiamo le cose. Ad esempio questo qua, per farlo, per fare queste cose qua serve questo qua, aspetta, leader locale. È importantissimo per ad esempio mettere, che ne so, un supermercato al vostro insediamento, così vi farà i tappi, farà dei soldi, come essere un imprenditore, insomma. Raccogliamo tutte queste cose. Ok, adesso guardate, 6 carni di ratto d'alpa, poi facciamo 3 bocconcini che sono molto buoni. Ok, vabbè, taglierò queste parti e dopo vi farò vedere, andiamo a Concord. Ok, possiamo partire per Concord. Ecco, siamo già arrivati, sta proprio vicino a Red Rocket. Praticamente Red Rocket sta proprio in mezzo tra Sanctuary e Concord. Ok, siamo arrivati al livello successivo. Perfetto. Allora, vediamo cosa possiamo decidere. Ma io farei subito, metterei subito pistolero, poiché inizialmente abbiamo solo le pistole. Sarà molto utile perché ci aiuterà a infliggere più danni con le pistole. Ok, siamo arrivati a Concord. Eccoli, infatti. Ok, allora spero che questo video vi sia piaciuto. E il prossimo uscirà entro 3-4 giorni, non ci vorrà molto. Invece dipende dagli impegni che mi costringe la scuola ad eseguire. Intanto il cane si ferma il predone per farlo colpire con lo spav. Perfetto. E niente. Ciao a tutti.